Oggi siamo scese in piazza in occasione dell'8 marzo, che ricordiamo non è solamente una ricorrenza, ma è un'occasione concreta per noi di ribellarci a un sistema che ci vuole sempre più marginalizzate e vittime di una violenza che, ricordiamo, non deriva da un raptus di follia o dalla gelosia o dal troppo amore, ma è un fenomeno sistemico, sociale e culturale. Proprio per questo abbiamo deciso di utilizzare per quest'anno uno slogan comune insieme a tutte le realtà cittadine che si occupano di questioni di genere, che è appunto Lotto Ovunque, proprio perché ovunque riconosciamo questa violenza, nei luoghi di lavoro, all'interno delle nostre case, delle scuole e delle università. Quindi oggi siamo scesi in piazza per ribadire appunto tutto questo e farlo tutto e tutti insieme. Chiaramente Lotto Ovunque comprende appunto tutte quelle donne e anche soggettività LGBT che nel mondo in questo momento stanno combattendo fisicamente anche un'oppressione. Ricordiamo sicuramente l'Ucraina, i fatti che ultimamente stanno coinvolgendo quei territori, ma non dimentichiamoci anche tutti quei territori oppressi in cui la guerra comunque già esiste da anni. All'Afghanistan, il Kurdistan, la Siria, tra i tanti. Oggi siamo qui appunto come Fridays for Future Palermo, nonostante noi ci occupiamo di una tematica che può sembrare diversa, perché riteniamo che tutte le crisi come il razzismo, il sessismo e le disuguaglianze in generale siano interconnesse tra di loro e abbiano cause spesso comuni e molte volte anche la soluzione è comune. Quindi noi oggi siamo a fianco appunto delle sorelle di Non Una di Meno, perché riteniamo che la crisi climatica intaccherà le categorie sociali che già sono più in difficoltà, come le donne, ma in generale le soggettività che sono attaccate dal patriarcato, in maniera più grave rispetto ad altri soggetti, che sono soprattutto i soggetti più ricchi, gli uomini, coloro che hanno strumenti e accessi all'istruzione maggiori. Per me la Russia e l'Ucraina non devono fare guerra, cioè devono stare in pace, libertà più totale. Anche noi italiani stiamo aiutando, dobbiamo aiutare l'Ucraina con quello che possiamo. E questo. Per me la libertà è essenziale.